Final Four di Coppa Italia, basket femminile Serie A2. Oggi e domani al Pallavesuvio di Ponticelli, la Dike Basket Napoli padrona di casa, la Geas Basket Sesto San Giovanni, la Pallacanestro Vigarano e la Pallacanestro Triestina si contenderanno la Mapei Cup, con due semifinali oggi alle 18 e alle 20 e la finalissima domenica alle 17.30. Non sarà facile, sì, però appunto per questo sarà ancora più bello giocare partite combattute e sarà veramente emozionante. Sto tremando già dall'idea che stasera ci sarà un palazzetto pieno a giocare la Coppa Italia qui a Napoli e essere il capitano di questa squadra è un onore per me e darò il massimo. La Campania è una delle prime regioni d'Italia, anche se abbiamo perso l'anno scorso il Pozzuoli a 1 femminile, ma ci abbiamo 4 squadre in A2, 3 che stanno ai vertici della 2, 2 che stanno combattendo per la promozione in A1 e poi c'è il Salerno che si è salvato in girone retrocessione. No, il basket, se vi ricordate, ai tempi di Maione, eccetera, o ai tempi, se vogliamo parlare della Partenope, c'era un palazzetto a 10.000 posti pieno. Anche con Maione abbiamo fatto il pieno, eccetera. Quello che ci manca purtroppo è un bel palazzetto dove può confluire parecchie persone e quello che ci manca è una società solida. Io spero che con Balbi ci siamo riusciti finalmente dopo 4 anni di pene. L'interesse delle televisioni oggi noi non l'abbiamo avuto nella Final Four di A1. Nella conferenza stampa. Non sembra di fare una finale di A2, scusatemi, ma questa sembra una Final Four di A1 con tutto l'interesse che c'è nella giornata di oggi e immagino anche quella di domani. Giocatrici e staff tecnico e dirigenziale delle 4 squadre impegnate nella competizione hanno presentato oggi la manifestazione e durante la conferenza stampa è stato anche annunciato un intervento dell'amministrazione nei prossimi giorni in favore degli impianti sportivi della città. Nei prossimi giorni noi porteremo in giunta, cioè in questa sala, una delibera storica per la nostra città, dove andremo a regolamentare tutti gli impianti sportivi della nostra città per dare stabilità a chi investe, cominciare dalle federazioni e comuni, ma anche le associazioni. Ponticelli, un quartiere della nostra città, un quartiere che noi amiamo molto e quindi molto bene il ruolo sociale dello sport, la vicinanza ai giovani, il recupero, essere sport punto di riferimento. Napoli ama tutto lo sport, non ama solo il calcio Napoli, ama tutti gli sport. Io sono il sindaco vicino a tutti gli sportivi della nostra città.